Ehi là, rieccomi per il secondo video della giornata. Potete vedere, ci sono i soliti 4X Diamond e un po' di assortimento di platino vario. Io proverò a prendere la spatola su Volibear, oppure fallirò nel tentativo. Non credo di essermi messo bene. Però ho preso una vita, quindi va sempre bene. Ho provato di nuovo a cambiare delle impostazioni, quindi spero di non fare disastri, perché ho visto che dai vostri commenti che c'è ancora il problema dei freeze nei video, inizio ad essere a corto di idee su come si possa risolvere questa cosa. Direi che questo è l'ultimo tentativo che faccio, poi tornerò ad usare Bandicam o qualche altro software più stupido perché a quanto pare non riesco a farlo funzionare bene questo. Ma spero comunque di aver risolto, ora vedremo. Ho trovato un oggetto, ho un red buff. Su Rek'Sai non è particolarmente utile, vediamo che cosa trovo. Voglio prendere queste due coppie, quindi intanto metto questo qui e metto questi tre in gioco. Se dovessi trovare dei gold, bene, altrimenti venderò Rek'Sai per comprare questi due se riesco a fare in tempo. Diciamo che con l'attack speed trovare Vayne e Nasus a 2 stelle subito sarebbe un'ottima cosa e non mi sembrerebbe brutto togliermi questa possibilità. Ok, ci sono dei soldi, questo lo vendo, compro Kog'Maw, questo lo vendo e compro Nasus. Ora ho 3 coppie da 2, vediamo se ne trovo almeno una. La risposta è no, non ancora. Comunque compro anche tutti questi. Vediamo se il prossimo turno sarà più fortunato. Ho 2 Woodland, 2 Nasus, 2 Vayne, 2 Kog'Maw e uno a testa di questi tre. Mi auguro di riuscirne a trovare almeno un paio a 2 stelle con il prossimo giro di Champion, perché ne ho veramente tanti adesso. Va sempre un po' così comunque, ultimamente. Ne trovo tanti, ma non riesco a trovarli a 2 stelle. Ok, tanti gold. Il livello ormai l'ho fatto, quindi posso benissimo aspettare dopo per il reroll. Ok, Vladimir, Nasus e 2 Ivern. Ne ho effettivamente fatti 2 a 2 stelle. Compro livello, metto Ivern, Nasus. Non ho il terzo Woodland però. Non ce l'ho proprio. Quindi metterò. Boh. Questi. Sì. Faccio sia un Phantom Dancer che una vita su Nasus. Tanto molto probabilmente lo venderò a Nasus, quindi posso mettere qui questi oggetti senza problemi. Ok, compro lui che non si sa mai. Vediamo se riesco a fare un altro 2 stelle con tutta sta roba che ho. Potrei anche fare i light se trovassi una Vayne e un altro light. Se trovassi Vayne magari farei anche un reroll per cercare Jax o Aatrox o Soraka. Insomma, il terzo light. Ho trovato Kog'Maw e 2 Jax. Detto questo, metto Kog'Maw qui e Jax. Poi vendo tutto quello che non c'entra, quindi Warwick. I 2 Vladimir, Renekton, Maokai. No, non ce la faccio. Vabbè, compro questa Diana e vedrò dopo di mettere Jax e Vayne al posto di. Cioè, di mettere Vayne come prossimo champion. Questa dovrei vincere, dai. Ho 3-2 stelle, lui non è neanche uno.
Perfetto. Questo lo compro giusto per scrupolo, ma ora lo toglierò. Sarebbe male trovare Vayne adesso, comunque, per il terzo round. Mi garantirebbe quasi del tutto di vincere la terza. Malzahn, Skarner, Xayah, Nocturne. Ok, non è quello che volevo. Faccio il livello, metto questa Vayne comunque, anche se non mi piace molto. Di questi non saprei se comprare Nocturne. Beh, sì, dai, stiamo così per ora. Avrei potuto comprare Skarner e Rek'Sai e metterli al posto di Jax e Vayne. Forse sarebbe stato meglio dei tre Light, ma quel che fatto è fatto. Avrei comunque dovuto vendere Jax per poterli comprare. E di Jax ne ho due. Questa è in dubbio, ma dovrei farcela, dai. Una volta morto Ivern non dovrebbe avere più assorbimento dei danni. E questi comunque sono assassini. Lui ha il Phantom Dancer, magari ce la fa. No, non ce la fa. Peccato, malissimo, malissimo. Perdere il terzo round è sempre molto brutto. Non ho trovato Vayne, con Vayne ce l'avrei fatta. Ho una vita. Vorrei prendere questa vita qua. Ok. Ora posso dare una Worm Ganasus per il momento. Magari semplicemente. Mentre rimango così. No. Vendo questo e compro un Nautilus. Almeno due Warden così, dai. Potrei farcela. Solo che questo red buff su Nasus mi complica molto le cose. Devo dire che Diana è abbastanza forte. Brutte cose, non so proprio cosa comprare. Vado a prendere Thresh. Ma con sto team non vado da nessuna parte. Questa è l'amara realtà. Non ho gold, non ho un piano, non sono messo bene. Anche se sono secondo, non sono messo molto bene. Posso comprare un altro Varus giusto per vedere, ma anche quello è discutibile. Mondo.
Mundo può essere un'idea. Può Vendiamo questi, dai. Sono pronto a vendere anche Thresh volendo. Oppure Jax. Anche se Jax è Berserker, quindi non lo so. Ok, non vendo niente. Un altro oggetto. AP, ok, mi hai convinto. Mi hai convinto. Ora fa anche dei bei danni, oltre ad essere molto difficile. Devo prendere questo. Sta la vendo. I champion sono anche buoni, ma li dovrei trovare a 3 stelle per metterli. Ho detto 3, volevo dire 2, come al solito, ma questo ormai lo saprete. Ok. Nasus dovrebbe riuscire a carriarla questa. È molto importante farsi un morello con il fatto che ci sono ancora tantissime persone che giocano. Renekton e Renekton si cura molto, in genere chi non gioca Renekton gioca Vladimir, quindi siamo sempre lì. Faccio così. Ci sta. Lui lo vendo. Addio. Era un bel componente del mio team, ma devo fare spazio ai tre light, in effetti. Soprattutto perché Yorick è forte con i light, e anche un po' in generale. Basta Nasus a mettere in grossissima difficoltà questo Renekton. Ok, ho trovato Volibear e Olaf, e questo significa che probabilmente dovrò iniziare ad andare verso i Berserker, per cui mi vendo pure Brand. Potrei addirittura già fare così. È un pochino rischioso, però guadagno dei CC, quindi non è male. Soprattutto posso vendere lui magari. Vabbè, troppo tardi. Posso vendere lui, dai. Ho perso i Warden, ma ho preso Olaf e Volibear che frizzano ad area, sono sicuramente buoni. Aia, non la vedo benissimo adesso. No, sa che non ce la faccio. Dov'è Olaf? È morto? Sì, allora sono messo male. Ufficialmente. Ho preso un sacco di danni dall'Electric. Tristemente. Vediamo come si può recuperare questa cosa. Dove sono? Perché non vedo i champion? Ok. A oggetti sono messo normalmente.
Ho tutto chiuso, quindi potrei prendere questo Olaf, ovviamente, se me lo lasciano. No, grazie. E allora magari mi prenderò quest'armor. Sì. L'armor è abbastanza versatile con i Berserker, si può fare una Swordbreaker che è ottima e anche altre cose decenti. Se faccio Munda 2 stelle probabilmente tolgo Nasus. Questa la do a lui. Niente, resto con 40 gold. Questa è una sostituzione che ha molto più senso per il late game, ma al momento posso anche tenere ancora Diana, che forse è più forte alla fine. Poi ovviamente la toglierò per mettere lui, perché mi serve per fare i poison assieme a Mundo quando lo metterò. Vai Nasus, Nasus è in una buona posizione, potrei farcela. Sono ancora. Stanno ancora bruciando dal morello, quindi muoiono bene. Sono primo. Questo ha rischiato molto di perdere la win streak. Trovassi Munda e Jax sarei messo improvvisamente molto meglio. Ok, intanto ho trovato Munda. L'unico problema è che perdi Light per fare questo. Ma avendo 4 Berserker posso rimettere lui, guadagno un champion e una stella, quindi va bene. E soprattutto vado a 50 gold, che è ottimo. Ovviamente questi oggetti vanno qui così come sono. E Mundo è decisamente più forte di Nasus nel ruolo di danni ad area e di non morire, che era quello che doveva fare Nasus. Mundo lo fa molto meglio e parte già con 75 di mana, quindi molto molto migliore in questo ruolo. Quindi non so se ce la farò. Però ci posso quasi credere. Oddio, no, 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 troppi danni, troppi danni. Mannaggia il morello su Diana. Ok, ce la fa, ce la fa. No? No? Ma perché? Cos'è che gli blocca le cure? Non capisco, qualcosa gli ha bloccato le cure. Vabbè. Peccato. Devo trovare Olaf e Volibear e Singed, questo è quanto. Il team è abbastanza classico. Posso magari ripiegare un attimo su un Light per mettere il champion in più. Finché ho Yorick, ma sarebbe già meglio mettere subito Singed e poi eventualmente Twitch e Zreal, insomma, le solite cose. Ah, ho trovato un pacco di roba che non mi serve. No, 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 no. Questi due li prendo, anche questo. E magari faccio direttamente il livello, dai. Tanto ho una partita persa, evito di fare i reroll e li faccio dopo. Metto lui. Posso anche vendere i Jax, onestamente. Facciamo che se perdo li vendo di sicuro. Ho troppi champion a una stella, comunque. Ok, ottimo.
Ok, faccio qualche reroll, mi servono Twitch, Olaf, Ezreal, Volibear, Mene Ezreal perché c'è Olaf, bene. Ora devo risparmiare di nuovo, dai. Ho solo una win, ho 70 punti. Ho un altro possibile frizzadare, per esempio questo ha frizzatore Renekton e questo mi fa guadagnare un sacco di tempo. Renekton potrebbe morire da Mundo, Mundo al Morello, vabbè mi è rimasto Ezreal quindi sono abbastanza tranquillo. Ora mi serve solo Twitch. Twitch al posto di uno degli Olaf e sono a posto. Poi posso sempre cambiare Kog'Maw con Singed come al solito. Dico come champion nuovo perché come champion esistente continua a servirmi tantissimo Olaf, ma ok, almeno questo è fatto. Tre poison ce li ho, faccio ancora un paio di reroll. Uno. 2, no, questo lo tolgo, dai. Tanto non avrò mai più 3 light, chi se ne frega. Non so perché ho fatto un altro roll adesso. Vabbè, niente di grave, tanto questo non mi serve nemmeno. Non va benissimo questa, forse. Fa dei bei danni questo tizio. Tutti intorno a mondo, però sarebbe un'ottima cosa per me. Dai che magari ce la faccio, no? Si è curato troppo, sta a fare. Niente. Non avesse voluto i Predator ancora, poteva reggere un pochino Mundo, ma così no. Devo trovare Olaf e dargli degli oggetti buoni. Ha un armor. Quindi gli posso dare una Magic Resistance o una BF o un Attack Speed e basta. Il resto no. Quindi Magic Resistance o Attack Speed sono le due cose rimaste. Vi prenderete ste spatule? Ok, prendo la Magic Resistance. La Sword Breaker è in assoluto uno degli oggetti migliori per Olaf e per i Berserker in generale. Perfetto. Prendo Ornn perché può sempre servirmi come ultimo champion. Anzi, mi può servire subito Ornn, lo metto al posto di Yorick o i due elettrici. Almeno questo lo vendo e faccio qualche altro reroll in più adesso. Sbrand, Mundo, Kog'Maw. Vabbè, tanto Kog'Maw lo devo vendere. Zarya, Thresh, Braum. Mundo e Volibear, buono. Buono, buono, mi piacciono tutti questi mondo. Diamo lo Sword Breaker a lui. Sto a 41, quindi non ho necessità di vendere niente. Vai, fai i miracoli, Olaf, ti prego. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la stiamo facendo. Frizzalo, perfetto. Mi piace parlare ai miei champion, sono sicuro che mi ascoltino. Ok, faccio un paio di reroll magari. Ma giusto un paio, ok, perfetto. Ora posso rerollare ancora una o due volte. Basta, dai, tanto. Va bene così per ora. Ok, Tranquillo.
Tra l'altro, se non trovassi mondo a 3 stelle, potrei vendere questo mondo, mettere quest'altro e dare questi tre oggetti a Singed, perché sono tre oggetti perfetti. Doppio senso. Quello di tenermi mondo, di tenermi sei mondo, il senso di farlo a 3 stelle e il senso di poterlo cambiare e vendere in qualsiasi momento per dare questi tre item a Singed. Ci tenevo a specificare questo perché ovviamente se non lo spiego non è chiaro. Mi manca un Warden Glacial, che è questo è il mio ottavo champion, mi stavo dimenticando. Ho 3 Glacial e un Warden, quindi devo mettere Brawn. Ho droppato un bel po' di roba. Interessante. Posso fare un Berserker in più. Ma quale? Oppure Blade Master o Inferno, quindi sì, Berserker. Ho già fatto altre volte questa cosa e me ne sono pentito altre volte e voglio pentirmene ancora una volta. Quindi farò questo. Ebbene sì. Non ho mai abbastanza di fallire con questo. Devo farli prima, sti reroll. Vabbè, ma fa niente. La Rage Blade si dà a Olaf, semplicemente. Perché questo 34? Dai, faccio solo qualche reroll, me la gioco ancora un turno di risparmio. Il prossimo turno sicuro faccio il livello e metto Orn. Non ho trovato una cosa. Ok, questo l'ho trovato almeno, dai. Questo è pericolosissimo perché ha il solito schifo di Renekton e di Woodland a 3 stelle, ma mi sa che ce la faccio. Sì, dai, ce la faccio. Ormai Olaf è partito e con la Rage Blade più vive più diventa ingestibile. L'ho proprio eliminato. Ciao. Saluta Rimini Renekton a 3 stelle. Insegna agli angeli a iperrollare. Posso avere il mio mondo, o almeno un Singed, o almeno una cosa, a piacere. No. Ok. Va bene. Questo è il Singed a 2 stelle che avrei voluto avere io. Lo odio tantissimo. Però è morto. No, è morto Olaf, è finita. Che peccato che questo abbia fatto proprio questo team con cui mi è andato a rubare Singed. C'è un Singed? Sì, lo posso prendere? Sì, è mio. Peccato che abbia già un oggetto sbagliato, ma vabbè, pazienza. Vediamo un po'. Ok.
Improvvisamente mi dispiace di meno di non aver potuto mettere questi oggetti su Singed. Ma posso tenere sta roba qui su questo slot? Ma quanto devo essere imbecille? Cioè, sono tipo 10 turni che ho questo qui, quando avrei potuto metterci Olaf. Proprio i fallimenti stupidi e gratuiti. Così come il fatto di non farmi nemmeno sti due reroll. Ok, basta. Ora anch'io c'ho Singed, dai. Confido in questo team. Ottimo. Siamo rimasti in tre? Bene. Ah, questo ha 80 punti, non me ne ero neanche reso conto. Eh sì, è quello da cui ho sempre perso con Singed da 2. Potrei farcela late game, non ha un team solidissimo, ha solo Zed e Singed che sono forti. Il resto è così così. Io devo trovare Braum, almeno. E possibilmente poi posso trovare gli altri Singed. Ajax, Aatrox, Braum. No, 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 no. No. Niente, no. Ho trovato l'ottavo Volibear, che non è particolarmente utile. Vediamo se ora ce la faccio contro di lui. Certo che questo ha avuto una win streak così lunga che ha veramente tanti soldi più di me. Sembrerebbe che io abbia vinto. Forse, se Mundo riesce a ultare di nuovo. Ok, fatto. Buono. Almeno intanto gli ho tolto la win streak. Poi per il late game ce la giochiamo questa. Ah, c'è il drago. Speriamo in un buon oggetto. L'oggetto è discreto, discreto. Posso mettere lui qua, dare il bonus a questo, questo, questo. E basta, perché questo, vabbè, ma è inutile. Risparmio perché devo trovare Braum o Ornn. Magari Volibear, magari Singed, mi serve ancora tanta roba, ho un buon potenziale. Ok, sempre la magnifica utilità dello Zephyr contro il drago. Niente di utile, questo si mette qui, dove stai andando? Non mi spostare la telecamera che... Volibear, ok, buono. Ora mi manca Braum e Singed. Bene, mi manca solo Singed, giusto? Quindi guardo solo i gialli. No, basta, basta, non posso comprarlo. Ah no, mi mancava anche Ornn, non ho guardato, potrei averlo skippato, non mi sembra, ma potrei. Vabbè che non è particolarmente rilevante, onestamente, ma... Ok, questo dovrei averla vinta, forse. Ma sì, dai, c'è un mondo in Ultimate, come m'ammazzi. Questa è una... Lux ha una stella. No, non gli toglie niente. Ora ulta e recupera tutto. Ok. Questo contro chi era? Non lo so, non ho fatto in tempo a guardare. Mi servono due Singed, quindi tanto vale risparmiare. Tanto non è che rerollo e ne trovo due. E se anche fosse non posso comprarli. Quindi mi tengo 10 gold per ora. Chissà so se il mio amico primo in classifica si è imboscato dei Singed. No, ne ha solo tre. Qua. Non ha nulla sulla... nella panchina. Questo è lui. Lui è contro lui. Ok, ovviamente perché sono contro un ghost. Quindi sì. Vedo tanti disarm e quindi se ho vinto prima con tutti sti disarm credo di non avere problemi. Gli ho ammazzato 8 Zed. Zed con la Guardian Angel
Veramente può avere la Guardian Angel su ogni singolo champion, ma quanto fa schifo questa cosa. Ah, lui ha perso da... Ma dai. Ma questa cosa è disgustosa. Cioè, lui può fare delle copie di Zed e tutte le copie hanno la Redemption e la Guardian Angel. Ma come gli viene in mente di fare una cosa del genere? Sapevo che funzionasse questa cosa. Maokai, Ornn. Basta. Anzi, no, ancora uno. Perché? Boh, vabbè, niente. Posto. Ah sì, perché se io avessi trovato due Singed avrei potuto vendere Ornn e comprarli, ma... Così sono andato un po' a 9 per niente. Prima l'ho vinta, Mundo in genere non muore. Speriamo che anche questa volta riesca, anche se la vedo più difficile di prima. No, mi sa che è morto. Hai Predator questo? Sì, hai Predator. Aia, mi ha tolto troppo. Mi ha tolto troppo. Ora rischio davvero tanto. Mi serve un oggetto buono che mi ridia speranza per il futuro. Non c'è. Prendo questo. No, mio, il Frozen Heart è mio. Che questo non so a chi darlo. Non ho mica cose che possono utilizzare quella roba in modo efficiente. No, infatti. Beh, sì, Ezreal, ma Ezreal è proprio una parte molto insignificante del mio DPS, quindi. Lì per altri motivi, diciamo. Beh, la do a lui per esclusione. Potrei darla a Olaf, non lo so. Allora, diamolo a lui. Vediamo se trovo. Oh, ho trovato Ornn, meglio di niente. E ora reroll le due Singed. No, niente. Che strano. Contro questo ho sempre vinto, speriamo sia anche questa volta così. Ok, sembrerebbe fatta. Il secondo posto ce l'ho, ora devo lottare per il primo. È difficile perché ho 10 punti e lui ne ha 50, quindi. Ho visto che qualcuna l'ho vinta e qualcuna l'ho persa, e questo non è buono perché devo vincere almeno 4-5 per arrivare primo, lui ne basta una. Quindi è molto molto difficile. Poi non trovo un Singed, quindi anche quello non aiuta. No, così va bene. Ma ce l'aveva già il Morello o l'ha fatto adesso? Perché se l'ha fatto adesso è ovvio che ho perso per quello prima. Sì, mi sa che l'ha fatto prima, per quello prima vincevo e ora no. Vabbè, col Morello Singed 2 stelle non si regge. Erano gli oggetti che volevo fare per il late game, Morello, Wormog, eccetera, ma poi ho trovato Mundo e... Vabbè, tanto non ho mai trovato Singed a 2 stelle, quindi quello era il mio destino alla fine, quello di arrivare secondo. Ok, sono stato promosso in Gold 1, non male, è stata una partita buona, tutto sommato, anche se il team è un team che ho già fatto almeno 3 o 4 volte, quindi niente di che. Quanti punti sono? 31, ok, Gold 1 31 punti, ho recuperato un po' sull'enorme quantità che ho perso tra il Gold 4, il Silver, l'Iron, ho fatto veramente tante partite brutte. Adesso un pochino sono in fase di recupero, spero che continui ancora un po' perché vorrei almeno arrivare in platino prima delle 60 partite, vediamo se ce la farò. Dopo faccio l'ultima delle partite di oggi, quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao!